Signori e signori, benvenuti in questo primo episodio della serie Zero to Hero. Che cos'è questa serie? Ve lo spiego subitissimo, ma prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Quindi, la Zero to Hero sarà una serie nella quale giocheremo la Legacy Mode, che sarebbe praticamente una scalata al campione. Andiamo intanto a startare la nostra nuova Legacy e ci andiamo a creare il Boxer, perché lo creeremo. E direi di fare Use a Template Head. Praticamente dovremo arrivare ad avere almeno una cintura. Quindi adesso ci creiamo il nostro personaggino. Vediamo di cercarne uno magari che mi assomigli. Faremo qualcosa comunque di molto ignorante. Facciamo qualcuno che sembra già cattivo dalla faccia lui. E io ci gioco già, perché a me il pugilato mi piace tipo tantissimo. E quindi volevo portarvela sul canale. Probabilmente prima di vederla l'avrò già tipo finita. Non lo so se sarà preregistrata. Però mi diverte tantissimo questa tipologia di gioco. Fatemi sapere se qualcuno di voi ci gioca. Mettiamo come, ovviamente come cognome, può che essere Frank Teocleziano. E piano piano vi spiegherò un attimino tutto quello che è Fight Night Champion, un gioco che ho aspettato tipo da tanto prima di comprarlo. C'è la retrocompatibilità, quindi in teoria io lo sto giocando su Xbox, sulla One, però è un gioco della Xbox 360. In realtà sto aspettando anche un possibile gioco, insomma, di pugilato. Quindi andiamo a cercarci un attimino un nome, che poi sarà il nome che praticamente dirà il commentatore quando vuole pretendere, insomma, il nostro personaggio. Io direi The Beast. Vai, Hometown Brooklyn. Facciamo che il nostro, sì, lasciamo Brooklyn. Facciamo che il nostro personaggio praticamente viene dai bassi fondi di non so qualcosa. Questi li possiamo lasciare normali. Appearance, allora sono molto indeciso se mettere Heavyweight. No, voglio combattere contro Tyson e Ali. Ok, quindi facciamo così. Diciamo Heavyweight. Il tipo di corpo mettiamo Muscular Athletic. Anzi no, dovrebbe esserci Mike Tyson. Sembrerà strano, ma c'è veramente Mike Tyson. Aspetta, dove sta? Guardate che eccolo qua, che tipo pompatissimo. Guardate un po', manchia. Vediamo se ci abbiamo un po' di barba. Quella sì, quella la aggiungiamo, perché perlomeno ce l'ho, anche se non c'è proprio la barba che ho io. Ok. No, la facciamo scura. Sopracciglia un po' più toccate, eccolo qua. Peluria, niente, fa schifo la peluria. Ok, personaggio creato. Niente tattoo, niente accessori. Poi, tipo di combattente, mettiamo Inside Fighter, che sarebbe praticamente il pugile da vicino. Stile, mettiamo Peekaboo, eccolo qua, che sarebbe praticamente lo stile che colpisce da vicino. Mettiamola così. Block style, textbook, no, mettiamo Philly Shell. Punch style, lasciamo Speed. Poi high tendance non ci interessa, perché tanto è quello che utilizza il gioco. E signori, stiamo per iniziare la nostra Zero to Hero. Ecco qua, allora, qui praticamente ci dice dove dobbiamo mettere i punti per far più danno. Io direi innanzitutto di piazzare uno al gancio sinistro e uno invece al diretto, che sarebbe il diretto destro. E questo perché? Perché praticamente noi ce la giocheremo, tenteremo di fare tipo tutti KO al primo round. All'inizio sarà tipo difficilissimo. Ecco, salviamola qua. Era l'ultimo mio salvataggio che ci stavo giocando da solo. Scrivo Teo, così me lo ricordo. Perfetto. Ok, qua praticamente ci dà tutte le cose. Andiamo a fare il primo. Praticamente il primo incontro, che sarebbe un torneo amatoriale. Questo torneo amatoriale ci servirà per prendere un po' di punteggio, ma alla fin fine non servirà a niente. Semplicemente quello che ci servirà è fare, diciamo, tirare più pugni dell'avversario. Infatti non prenderemo danno, c'è anche questa meccanica. Eccoli qua, c'è anche questa meccanica del danno. Allora, praticamente noi ce la giocheremo così. Diretto e sinistro. Poi ovviamente saremo bravi anche a schivare. In questo caso dobbiamo semplicemente martoriarlo. Ecco qua.
Questa parte ve la salterei anche a pie pari, perché tanto è noiosissima e si sa bene come va a finire. Abbiamo messo anche punch style veloce, quindi direi di vederci direttamente alla fine dell'incontro. Oh, attenzione, intanto va giù, è andato giù. Normalmente è difficile che loro vadano giù, perché il fatto che abbiano il caschetto, come potete vedere, attutisce il colpo, però è andato giù. Vediamo se il conteggio ci è pronto. Che fa? Si alza. Vabbè, adesso continuiamo a menarlo. Ok, allora, match finito. Come potete vedere fanno la proclamazione, ma questa è molto semplice perché va in base a quanti punti sono stati tirati. Vediamo chi è il vincitore dell'incontro. Ovviamente io, perché guardate un po' la differenza, ho tirato 174 a segno contro i 56 dell'avversario, praticamente lo abbiamo boxato. E quindi questo sarà, ci sono altri 3 incontri da fare, io li vado a fare, ci vediamo tra pochissimo. Adesso contro Schmeling, ok. Forse va giù pure lui, è andato anche Schmeling al secondo round, è andata tipo molto molto easy. In pratica non ha tirato quasi nessun pugno, è un round, quasi due round, 112 a 25. Perché praticamente abbiamo un sinistro che lo sta massacrando. Vediamo se riusciamo a buttarlo giù un'altra volta. Credo che in questo round non riusciamo, però ormai sta incassando come il dannato. Strano pure che non sia morto. È andato, e questa volta non credo si rialzi. Ah no, si rialza. O meglio, vediamo se arriva fino a prima del conteggio. Sarebbe la prima volta che vinco un incontro del torneo amatoriale. Ok, per knockout, infatti è andato. Povero Schmin, panzerottone, quasi morto. Ecco qua la nostra prima vittoria, 188 a 36, dispiace quasi. Tiro parecchi pugni, molti non vanno a segno, e questo è un problema, poi lo vedremo più avanti perché ci sono tante meccaniche interessanti. Il prossimo è Bennett, andiamolo a battere, speriamo, perché ci servono tutti i punti, dobbiamo diventare il più forti possibili, tipo da subito. Eccolo Bennett, arrivederla. Anche questo, ma sono diventato forte io, sono diventati stupidi loro, perché le altre volte che ho giocato non andavano giù così facilmente. Eccolo che si è rialzato. Venga, vediamo se lo buttiamo giù. Eccolo là, è andato giù anche Bennett. Si rialza, o meglio, va al conteggio, però probabilmente ce la fa pure. Si è alzato presto, troppo presto. Incontro finito, e anche questa è fatta, winner by decision. Frank Teocleziano, grazie mille. Manca l'ultimo, questa volta è stata più combattuta. Adesso manca solo Simmons, che praticamente è l'ultimo prima di diventare un professionista, quindi dobbiamo vincerla a tutti i costi per avere qualche punticino in più. Poi, come vi ho già detto, nelle prossime puntate vi spiegherò piano piano tutte diciamo le meccaniche che ci sono in questo gioco, difesa, attacco, contrattacco e tutte queste cose qui. Tra l'altro, cosa bella di questo incontro è che avremo la telecronaca. Eccola là, però noi pensiamo solo a combattere e a buttarlo giù. Match finito, signori, e anche questa è andata, 241 a 92, l'abbiamo sfangata e finalmente entriamo nel regno dei professionisti. Eccolo qua, non so se andando qui, tournament results, fights results, ok, niente, abbiamo semplicemente fatto tutto. Ecco qua, l'abbiamo vinta, perfetto, ok, facciamo così. Eccoci qua, primi Frank Teocleziano, guardate che bello, overall 74, 4 vittorie, 0 sconfitte, però ovviamente non faranno calcolo, quindi fighter of the tournament, miglior incontro del torneo è anche nostro, e anche miglior campione insomma del torneo da amatoriale, che ci permette di entrare qui nella Legacy. Andiamo a leggere il messaggio che ci è arrivato. Let's get started. Quindi, sei pronto per essere il migliore? È proprio questo che vogliamo fare, la Zero to Hero. E con questo, signori, vi dico che questo primo episodio può finire qui. Ci vediamo nel prossimo, dove inizieremo a combattere. Grazie mille ancora per essere rimasti. Ciao!
Thank you.